benvenuto in assemblea. È rimasto che dovevo proteggere il mio esercito. E come potete notare, ho tutte le fiamme in giro, perché come ho arrivato all'inizio, non avevo la minima speranza di farcela. Ho dovuto rifare tutto il livello e tornare a questo punto. La parte della vita è fatta male, perché devo proteggere loro dalla costiera che sono lì, dall'energia. Ma veramente la parte è fatta molto male. Forti baby, sei proprio pieno di sorprese. Chi poteva prevedere che la mia orda di Fazgul fosse battuta da un burino andato a male e dalla sua putrida armata? Ma con la roba strisciante come te la cavi, Forti Schiu? Sarai affezionato ai vermi? Ci hai dormito assieme per un secolo? Ma i serpenti? Ti fanno paura? I serpenti grossi? Ti piacciono forse? Che ne dici di enormi serpenti mostruosi, forti? Che cosa ne dici? Di me! Allora ragazzi, io direi di salvare qua intanto, perché
Non so come andrà a finire, ma penso che a lui non piace. E devo anche capire come attaccarlo. Un cazzo sua bocca, cazzo, io sto facendo, aiuto, sono già morto. Penso che a lui non piace. Quindi tocca ricaricare. Allora potrei fiare, vaffanculo. Devo dire, ragazzi, che sono morto, non ho molto capito. Sua bocca, sua bocca! Dan, colpisci sua bocca! Se mi colpisce la bocca è... mi faccio il cazzo. Allora sto punto io
Bella. 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 Un cazzo, perfetto. Ottimo. Possibilità di attaccare molto poche. Questi sono gli uccidiali. Almeno. Abbiamo stato così lassù. Oh. Oh cazzo, non so che. Aspetta a vedere, eccola. Tua bocca, la sua bocca! Dan, colpisci sua bocca! Sì, questa cazzo mi ha molto più la bocca adesso. Non più la parola salmina. Solo quando si riuscì a fare quella madonna santa, quella e poi non come poi è finita. Ragazzi, faccio una vita. Mi devo solo andare a guardare. Aiuto, aiuto. Andiamo a fare. Oppala! Oppala, se vuoi un colpo è finita. Oppala! Ok, se vado avanti così ce la posso anche fare. Si sta molto peggio. E porca miseria, devo piangere. Vai a fanculo, va. Sua bocca! Dan! Colpisci sua bocca! Quanto buono, cazzo. Porca, porca, cazzo. Ho avuto... Voilà! Quella! 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 Guardate così, ce la posso anche fare. La bocchetta su. Forza, forza, forza! Colpisci punta di sua coda, Dan! Odia! Fatti la commerciale! Che bastardo mi ha fatto attacco! Mi fate morire e porca miseria! Porca puttana, non credo! Così per un tempo qua. Che miseria, aiuto cazzo.
porca puttana, mi fa l'attacco doppio. Punto di seconda, Dan! È punto delicato! Non sarei caduto. E ancora vivo sei. Porca puttana. Cosa cazzo fa adesso? Che sta fa? È morto? Spero di sì. Maledetto Fortescue! Sei maledetto! Dunque, siamo a questo. Infine vengo sconfitto. Dolorosamente. Ignominiosamente. Soprattutto dolorosamente. Ma se muoio io, tutti periranno con me. Non sono diventato l'incarnazione del male senza rispetto per le tradizioni. C'hai finito, Fortescue. Non lascerai mai questo luogo. No, sì, questa sì che era una risata diabolica. Questa scena è stata proprio epica. Ho bevuto il calcio, non si sa com'è. E così, Sir Daniel Fortescue si guadagnò finalmente un posto nella sala degli eroi. Sulla destra, dopo quello che sembra un cavallo, e ha uno strano accento. E Gallomir, la bella Gallomir, venne liberata dal gioco del male. Il sole brillava di nuovo nel cielo. I bambini saltellavano. E le anatre nuotavano tranquille nel laghetto. Zarok, perfido, maligno e malvagio più di ogni altro, era stato sconfitto. E questa volta non avrebbe più fatto ritorno. Sempre che non facciano un sequel.
Bene ragazzi, devo dire che questo capitolo mi è proprio piaciuto. Questo gameplay finisce definitivamente qui e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!